Ave o Maria, casa di Gesù, confido in te. E misericordia. Ci troviamo qui alla casa di Gesù misericordioso
e mi trovo con il fratello Rosario, il fratello Antonio, la sorella Rosaria, e vogliamo ringraziare vivamente al Santo Padre Giovanni Paolo II, che ha tanto incoraggiato ai laici di portare avanti la missione di Cristo a servizio della Santa Madre Chiesa. Desideriamo ringraziare il nostro amato, eminentissimo, il Cardinale Michele Giordano, Monsignor Pelvi, a portare avanti questo cammino. Questa piccola casa di Gesù Conveniente è a servizio della Santa Madre Chiesa, dove infonde nei cuori degli uomini il messaggio di Gesù misericordioso in 17 lingue e che non è indifferente ai problemi della nostra Napoli, che tanto ci sono cari. Vogliamo porgere il nostro saluto a tutti i fratelli e sorelle lontano che ci aiutano a realizzare questo messaggio di Gesù misericordioso che condensa nei nostri cuori tutto il cristianesimo, questa realtà che vuole esprimersi nel perdono, nella carità e nell'amore universale. Prima il popolo del Signore era più forte, no? E quindi il ladro doveva nascondersi. Colui che era contro le leggi di Dio lo doveva fare con timore, nascondendosi. Mentre
mentre chi era dalla parte del Signore poteva camminare liberamente per le strade. Gridarlo forte che era figlio della Chiesa. Oggi guardate la confusione dell'umanità. Colui che è contro la legge di Dio è spavaldo. Sta lì tutto bello. E invece la povera creatura a servizio di Dio è diventato nero, timido, quasi deve nascondersi, non dare testimonianza che è a servizio del Signore. Vedete? E allora in questa occasione il Signore dice: verranno tempi dove il male diverrà bene e il bene diverrà male. Dove colui che va contro le mie leggi è spavaldo, e mentre chi è al mio servizio dovrà farlo in ascolto. Stiamo tornando ai tempi degli antichi cristiani, ve lo ricordate, che dovevano lodare il Dio nascosti nelle catacombe. Pensate, però Gesù che cosa faceva? Li disorientava, li voleva uccidere, perché essi andavano incontro alla morte cantando. E loro non ci sapevano spiegare, ma come? Questi vanno incontro alla morte e cantano. E Dio che cosa gli diede come premio? Gli diede la croce, perché avere la croce di Dio è un premio. Questa è la realtà della nostra esistenza. Allora tutti, iniziando da domani, promettiamolo in questo giorno a Gesù della Misericordia, che è la sua festa, è la festa del perdono. Non ha senso andare in chiesa e poi non saper perdonare, non saper aiutare chi cammina nel buio della vita. Ci troviamo, cari fratelli e sorelle, in una realtà che non è nostra. Essa è impregnata di misericordia, questa realtà scaturisce dal profondo del cuore di Cristo quando fu squarciato sulla croce. E cosa uscì dal cuore di Gesù? Uscì il sangue e l'acqua. Questi due simboli che raffigurano i raggi che oggi vediamo attraverso questa immagine sacra, il raggio bianco che è la purificazione delle anime, il raggio rosso che è il sangue che Gesù ha versato sulla croce per i miei peccati, i peccati di ogni uomo. È il sangue che mi nutre attraverso il mistero eucaristico, attraverso la donazione della sua vita sulla croce, alzando umilmente gli occhi al Padre e dicendo: Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno. Ora anche noi, in questo giorno, dobbiamo completare la festa del perdono. C'è un po' di voce, no? La voce, Bruno, c'è più voce? Prova. Vi chiedo solo un po' di attenzione per vivere e condividere in Spirito Santo. Questo canto rivolto a Gesù e alla Madonna, al cuore dell'Eterno Padre, sono donati anche a voi che ci avete allietati con la vostra affettuosa presenza.
pregare per la nostra Santa Madre Chiesa. Yeah.
Anche la
Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere più incredulo, ma credente. Rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto, crederanno. Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questa. Secondo il racconto del Vangelo che ora ho proclamato, corrisponde alla seconda visita che Gesù ha fatto agli apostoli, presente anche San Tommaso. Anche noi siamo stati già visitati domenica scorsa, Pasqua di Risurrezione, e oggi Gesù torna da noi e ci dice: pace a voi. Quel Tommaso che aveva dubitato, in questa occasione ebbe la forza, che viene da Dio, di riconoscere in Gesù. Noi esseri umani, noi cristiani, siamo un poco in cammino verso la patria celeste. E in questo mondo sappiamo che facciamo molti passi buoni e purtroppo anche molti passi sbagliati. Ecco allora che questa manifestazione di fede di Tommaso ci dà un po' di coraggio. Egli aveva dubitato, anzi, proprio sotto il
dell'arcivescovo di allora convocò una commissione di tecnici, pezzi grossi dell'epoca, e fecero degli studi sul terreno e conclusero che in questo posto una chiesa così grande non poteva essere costruita perché mancava uno strato di roccia sufficiente. Sapete che sotto di noi le catacombe sono ricavate dalla roccia di Turco, quindi avendo scavato delle grandi sacche molte. Facendo gli studi dissero no, non è possibile. Allora l'arcivescovo chiamò Maria, solo Maria, disse dicono che non è possibile. Lei non disse che prende solo la parola, dicono. Proprio per indicare lo dicono loro. Ecco, quando c'è una santità divina, tra virgolette, perché non è ancora santa, quindi dobbiamo usare, ripeto, sempre queste forme di prudenza, prima o poi le cose avviano a Dio. E queste storie, ecco, sono scritte agli atti dei processi canonici che si sono fatti per la causa di beatificazione della madre l'altra. L'arcivescovo si espresse così davanti a quei uomini. Fosse stata un'altra persona, l'avrei cacciata fuori. Ma essendo lei, voi obbedirete, io obbedirò. Ecco, quindi anche il vescovo ricordo che quello che era uscito doveva essere un segno di qualcosa di superiore. E infatti dalla prima pietra si è proceduto sempre, fin quando il 26 aprile 1960 finalmente questa chiesa è stata consacrata. Noi ci prepariamo allora con questo trittico all'anniversario della consacrazione di questo tempio, che nel frattempo poi è stato riconosciuto come santuario mariano diocesano e poi è stato elevato alla dignità di basilica. Tutto questo perché c'è stata quella utile creatura la quale ha dato una mano a Dio per fare delle opere che sono appunto nominate le opere dell'incoronata pietà. Perché io ho detto questo? Perché Madre Lacti, per queste sue idee, chiamiamole così, ha sofferto. Perché nella Chiesa chi ha qualcosa da portare nel nome di Gesù è chiamato a soffrire. C'è poco da fare. E ha detto Gesù, come hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. È scritto nel Vangelo. Allora, fratelli cari, noi questa seconda domenica di Pasqua esultiamo di gioia per la risurrezione di Cristo Signore e vogliamo dire al Signore di sotto, che è qui al centro della nostra assemblea, che faccia di noi il popolo cristiano che oggi può dare una mano a Dio per far sì che siamo uno evangelico. Lavami, Signore, da ogni colpa, purifica.
governi su tutta la terra con il tuo servo, il nostro Papa Giovanni Paolo, il nostro Vescovo Michele, il Vescovo, i suoi ausiliari e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordo della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo e il suo vero corpo, ricordiamo e benediamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe e suo sposo, i santi apostoli e madri di Pietro, di Paolo, di Andrea e di Santo. Per i loro meriti, accetta con benevolenza, Signore, l'offerta che ti presentiamo noi, tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Te lo offriamo anche per i nostri fratelli che ti sei degnato di far rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, accordando loro il perdono di tutti i peccati. Disponi grazie, lo tieni ai tuoi discepoli, che disse, prende e leva il sangue. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Thank you.
Santa si conclude con la benedizione solenne che accompagnerà la vostra casa, il vostro lavoro, nel nome del Signore. Subito dopo il Vangelo ci porteremo alla parola del vostro Consiglio, la preghiera, e concluderemo con il canto della Santa Eucaristia. Il Signore sia con voi. Oh.